Ogni punto può diventare un touch point sul tuo cliente. Con questa frase e con un aeroplanino di carta abbiamo concluso la puntata precedente. Abbiamo praticamente detto che ogni cosa, anche la più banale, un foglio di carta, una fattura, può diventare un componente digitale per poter dare un servizio perfetto al tuo cliente. Il punto però è questo. Ma tu conosci il tuo cliente? Siamo sicuri di conoscere bene e di riuscire a dare un servizio o un prodotto su misura al nostro cliente? Stefano, che cosa ne dici? Ci beviamo qualcosa? Tipo un analcolico, tu vorresti un alcolico, una spuma? Delle proposte un po' troppo generiche, Rudy. Non hai qualcosa un po' più personalizzato? Sì, io ce l'avrei anche, però in realtà non ci conosciamo molto bene, quindi non so che cosa ti piacerebbe. Ma pensa un po'. Lo sai, vero, che il 49% degli acquirenti ha effettuato degli acquisti d'impulso proprio grazie a un'esperienza un po' più personalizzata? Sì, io l'ho letto questa cosa da qualche parte, mi sono un po' informato, però non è che tutte le piccole e medie imprese, diciamo, possano sapere esattamente come dare cose personalizzate. Hai ragione, ma forse potrebbero se il marketing e le altre funzioni dell'azienda avessero una conoscenza reale del cliente e dei suoi desideri. Secondo me, talvolta, il consumatore è anche più avanti di chi offre a lui prodotti e servizi. Le aziende hanno tantissime attività di marketing e ne organizzano continuamente. Pensa dalla gestione social, alla TV online, all'e-commerce o agli eventi fisici. Ma sai secondo me qual è il reale problema? Che è come se ciascuna di queste esperienze vivesse di vita propria. Manca l'orchestrare fra di loro queste attività. Ma dunque, secondo te, se non ho capito male, c'è qualcosa che manca? Quello che secondo me molto spesso manca è un sistema di raccolta dati realmente efficace e una modalità per creare delle esperienze personalizzate in real time per ciascun utente, ovviamente rispettando la privacy. Si possono così, secondo me, proporre dei prodotti e servizi che realmente elevano la soddisfazione del cliente e ovviamente le vendite dell'azienda. Marketing, automation e CRM sono gli strumenti perfetti per ottenere questi scopi, perché permettono di raccogliere i dati da tutti i touch point, sia fisici sia digitali, orchestrarli al meglio e di conferire un'esperienza realmente personalizzata su ciascun utente. Ecco, esatto, tu hai parlato di esperienza. L'esperienza è una cosa prettamente umana che va al di là dei dati, è una cosa degli uomini e delle donne, delle persone. Hai ragione ed è importantissimo. Pensa un po' a una volta il commesso di un negozio ti conosceva veramente, sapeva quando è il tuo compleanno, i tuoi gusti, quanti nipoti hai. Ecco, bisogna ricreare tutto questo con la tecnologia, ma mantenendo un'etica, è importantissimo. Il che significa non spiare, ma ascoltare per capire le reali esigenze e realmente rispondere a quello in tempo reale. Tutto questo permette all'azienda di creare un vero legame con l'utente e di creare quelle esperienze uniche di cui parlavamo prima. A questo serve la tecnologia, secondo me, a fare in modo che quando entri in un e-commerce online piuttosto che in un negozio fisico o anche solo consulti la tua email, tu non venga interrotto da offerte, proposte che non ti interessano e non ti sono utili, ma che tu ottenga realmente quello di cui hai bisogno, tu ti senta valorizzato, in qualche senso capito, e il tutto nel tempo più breve senza nessuno sforzo per te. Certo, mi è chiaro e mi sembra anche di capire che quindi a questo punto la tecnologia da sola non basti. Cioè, voglio dire, servono un insieme di ingredienti, così come per esempio la memoria dei commessi, dei negozi o delle botteghe che ci piacciono, di cui abbiamo parlato, non è infinita. Quindi come facciamo? Quindi se tu fossi un'azienda e avessi questo sistema che ti ho descritto di acquisizione dei dati e di orchestrazione intelligente delle proposte e delle offerte, sapresti già benissimo che il mio cocktail preferito ora per un brindisi è il mojito. Ecco! Per capirci, abbiamo degli ingredienti qua. Prova però a prenderli e assaggiarli separatamente. Il rum sarà un po' amaro, questo troppo dolce. Questo ovviamente un po' aspro, ma se li combiniamo insieme nelle giuste proporzioni dettate dalla conoscenza e dall'esperienza, cosa otteniamo? Un cocktail straordinario come il mojito. Ecco la mia esperienza, Rudy. Non ci posso credere, questa qui è una delle più belle esperienze lavorative della mia vita. Io ti ringrazio tantissimo, quindi se non ho capito male,
è tutto una questione di equilibri e di integrazione tra diverse esperienze, tecnologie, atteggiamenti, cioè ogni cosa da sola non funziona come l'insieme delle cose per dare sapore e per rendere l'esperienza al massimo. Esatto. Quindi io direi a questo punto brindiamo. Alla tua. Alla tua. Alla vostra. Vuoi sapere se la tua strategia aziendale può dare un'esperienza unica ai tuoi clienti? Clicca sul link in descrizione e scoprilo.